grazie, grazie a tutti di essere venuti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre per intercessione di Maria e Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno a collaborare in questo luogo, in questa associazione, per il bene del nostro quartiere. E ringrazio l'associazione culturale Puntanera per aver rivolto questo invito, a partecipare, soprattutto a chiedere la benedizione di Dio. Parto dall'idea che questa associazione non ha limiti e confini. Da qui in avanti sarà presente sul territorio con una certa importanza per cercare di coinvolgere tutto il quartiere. Veramente felice di essere qua, sono orgogliosa di inaugurare questa sede per tutta una serie di motivazioni. La prima, perché io sono una cittadina del quartiere Santa Maria e non me ne vogliono gli altri. Io vi ringrazio e vi rinnovo in bocca al lupo che possiate raggiungere gli scopi e durare, diciamo, nel tempo eternamente. In tutti questi anni, specialmente negli ultimi anni, avete dimostrato veramente il grande interesse, il grande passione con tutte le iniziative che avete messo in campo. È un momento sicuramente bello, un momento tutto quello che riguarda il nostro quartiere, tutte le iniziative per quanto mi riguarda, lasciatemi un po' questo sentimento di attaccamento forte a queste strade, a questi marciapiedi, no? Io rinnovo gli auguri a tutti i miei amici che fanno parte dell'associazione, insomma faccio un auguri soprattutto al mio quartiere, perché ne ha veramente più. Ringraziamo tutti Santa Maria, la Chiesa, Don Salvatore, Don Giovanni, le suore che sono sempre vicino a noi, che siamo sempre vicino a loro. Grazie a tutti, possiamo iniziare col cogliere la porta. E sappiamo.